Buongiorno amici telespettatori, siamo di Sky TG24 inviati da Don Marco per sondare un po' come sta vivendo la gente questo momento di particolare difficoltà. Vediamo solo che non c'è nessuna... Ah, ecco, un ragazzo che sembra affrontare la cosa con molta disinvoltura. Scusi, posso farle una domanda? E via lontano! Sì, d'accordo, ma siamo lontani. Vuole dire il suo nome o preferisce mantenere la... E via lontano! Sì. Io mi chiamo Edoardo. Sì, come sta vivendo questo momento di particolare difficoltà? Io sono molto sereno. Ma lei sta lontano, sì, non ha neanche la mascherina. È vero. Sono molto tranquillo e non ho certo paura di questo piccolissimo virus. Ah, quindi lei è sereno e tranquillo? Assolutamente, ma lei sta lontano. Sì, d'accordo, va bene, va bene. Io adesso dovrei andare. Ah, va bene. Il ragazzo, grazie mille, il ragazzo è molto indaffarato. Da Sky TG24 è tutto, a voi la linea studio. Grazie. Nuovissima edizione del nostro telegiornale del catechismo. L'ultima che faremo prima di Pasqua, perché giovedì prossimo siamo già dentro il Triduo di Pasqua. Dovreste sapere che cos'è, se non siete un bel po' ignoranti. E allora, come vedete, nulla è cambiato dall'ultimo telegiornale. La quarantena non ci ha cambiato affatto, siamo esattamente come sempre, non è cambiato assolutamente nulla. Questo ci aiuta a capire che in fondo le cose importanti restano sempre uguali, come Nostro Signore che dà la vita per noi. Non è un effetto zoom, sono io che cerco di trovare la posizione più comoda su questa sedia molto scomoda. Le notizie di questa settimana partiremo con una domanda importante: quante ore riuscite a dormire la notte? Riuscite a fare un sonno di 38 ore ogni notte, come chiedono i dottori, per svegliarsi riposati? E poi soprattutto, sognate? E che cosa significano i vostri sogni? Del tipo, se io sogno che il Milan vince uno scudetto, che cosa significa? Che ho mangiato molto molto pesante. Ma andiamo a capire che cosa significa interpretare i sogni, perché anche il faraone, che non è la moglie della faraona, peraltro molto buona, anche il faraone molti secoli fa aveva problemi con i sogni, ma uno dei figli di Giacobbe risolverà il problema. Non ci credete? Dovreste. Perché? Perché c'è un servizio che ce lo spiega. Vediamo il servizio. Lungo tutta la storia della creazione e della salvezza ci viene raccontato quanto Dio si metta di impegno a creare ogni cosa bella e quando spesso gli uomini invece decidono di distruggerla con piccoli o grandi atti di disobbedienza, come ci ricordano Adamo ed Eva. Ma Dio non si ferma mai e infatti davanti a il no di Eva e di Adamo arriva il sì di Maria, che porta la salvezza a tutti. Tuttavia, prima di arrivare a Maria, il Signore ha dovuto assistere a tanta cattiveria, come Caino che uccide il fratello Abele e altri fratelli che non andavano d'accordo, ma Dio è sempre ripartito facendo grandi promesse, come quando a Giacobbe promise di avere un figlio da Rachele e dopo tante fatiche arriva Giuseppe, il sognatore, così verrà chiamato. I suoi fratelli però erano molto gelosi, anche quando il padre regalò a Giuseppe una bellissima veste colorata. I suoi fratelli ebbero una sola idea: farlo fuori. Cercarono di ucciderlo, poi lo misero dentro una piccola cisterna e poi lo tirarono fuori per venderlo schiavo in Egitto. E mentre era in Egitto e i suoi fratelli si arricchirono con la sua vendita, Giuseppe manifestò un dono che Dio gli aveva dato, che era quello di interpretare i sogni, e tornò molto utile quando il faraone continuava a chiedere una risposta per uno strano sogno che faceva: 7 mucche grasse, 7 mucche magre.
magre, 7 spighe piene e 7 spighe vuote. Era la profezia della carestia che Giuseppe, grazie al dono di Dio, riesce a prevenire e a spiegare. Il faraone per questo lo minerà capo di tutti i granai, o con il titolo più famoso di principe d'Egitto, anche se un po' imperfetto. Alla fine la storia di Giuseppe, figlio di Giacobbe e di Rachele, figlio della promessa, ci svela che spesso le storie dolorose come la condanna ingiusta non finiscono sempre male. Accadrà anche Gesù che sulla croce non finisce il suo cammino. In questi giorni di quarantena è possibile che nelle nostre case si finisca con il litigare un pochettino e controllare che cosa fanno i vicini. A volte si esagera, va detto, si riesce anche a litigare molto. Vi faccio vedere un servizio che sta diventando un film, sono immagini veramente inquietanti, di una situazione in cui la quarantena ha generato veramente qualche problema. Vedete il servizio e attenzione, paura, in questo caso ce ne sarà molta. Vediamo il servizio, vediamo. Oh, giochiamo un po' a PC. Cosa c'è lì? Ma... Ehi tu! Sei infetto! Sì! Come? Bene, voglio ricordarvelo, non fatelo a casa. Magari in giardino, ma non fatelo a casa. E comunque, lasciando questi casi estremi che non dovrebbero mai accadere, ma la storia, avete visto, non è finita, chissà che cosa è accaduto dopo quello sparo, lo scopriremo prestissimo, magari già nell'edizione straordinaria di Quark di questa sera, ebbene. Ma se voi non siete arrivati a tanto, è possibile che siate arrivati comunque a litigare con vostro fratello e con vostra sorella, ecco. Che cosa avete fatto allora? Avete chiesto scusa? Avete cominciato a sistemare le cose e a seminare un pochettino di pace? No? Avreste bisogno di fare la confessione. Alcuni di voi faranno tra qualche mese o qualche settimana la prima confessione, gli altri... Beh, scopriamo che cosa significa e che cosa serve per confessarsi. Sì, fare i peccati, ce lo siamo già detto, ma anche ci sono delle condizioni da dover rispettare. Vediamo il servizio! Seguire Gesù significa avere a che fare con tanta forza, tanta speranza, tanta pace e tanta gioia. Ma, sì, c'è sempre un ma. Ogni tanto ci dimentichiamo di Lui perché ci distraiamo, perché non ci interessa, oppure perché tiriamo fuori il peggio di noi. E tirare fuori il peggio di noi non ci rende grandi discepoli di Gesù e ci fa rovinare un po' il nostro aspetto. Noi, bellissimi figli di Dio, diventiamo un po' bruttini. Arroganti, cattivi, pieni di parolacce magari, e alla fine finiamo che di Gesù resta poco, è come se lo svendiamo, lo diamo via, non ci interessa. Sapete chi fu un altro che vendette veramente Gesù? Fu uno che combinò un grande guaio, Giuda, che si fece dare 30 monete d'argento per dire ai capi dove Gesù andava a pregare perché così lo potessero arrestare nel cuore della notte. E visto che le guardie rischiavano di non riconoscerlo, Giuda disse: «Colui a cui darò un bacio, quello è colui che dovete arrestare», e così faranno. Insomma, Giuda ha dimostrato che Gesù lo si può dar via per poco. Sapete che anche il grandissimo San Pietro combinò un guaio, e quando gli chiesero: «Tu sei un discepolo di Gesù?», lui per paura disse: «No, assolutamente», rinnegò Gesù. Ma alla fine dei conti Pietro rimediò e cominciò a seguire Gesù, una volta risorto anche, con tantissima forza, insegnandoci che sì, tutti possono sbagliare, ma San Pietro ci insegna che tutti possono rimediare con l'aiuto del Signore. Anche per questo c'è il sacramento della riconciliazione, il cui primo punto però
quando andremo a confessarci o quando andiamo a confessarci, è che ci sia la contrizione, che è l'essere veramente dispiaciuti di un peccato. Se non si è dispiaciuti, il Signore non può perdonarci. Se si dice ho rubato ridacchiando, beh, non si può essere perdonati. E poi dopo la contrizione serve confessare i propri peccati, cioè dirli, soprattutto davanti al sacerdote, che in virtù del sacramento diventa come l'orecchio e la bocca con cui Dio ci ascolta e ci fa giungere la sua benedizione. Confessare i propri peccati, dirli, significa diventarne responsabili. E poi serve la soddisfazione. No, non significa essere soddisfatti perché abbiamo combinato un sacco di guai, ma significa rimediare ad ogni danno fatto. Per cui ogni confessione diventa piena quando rimediamo al male che abbiamo fatto. Se abbiamo confessato di aver risposto male ai genitori, dovremmo chiedere scusa a loro. Se abbiamo confessato di aver detto delle bugie, dobbiamo cercare di non dirle. Se abbiamo preso qualcosa, lo restituiamo e via dicendo. Il sacramento della riconciliazione quindi ha bisogno di queste tre cose: la contrizione, la confessione e la soddisfazione. Per questo filmato invece è importante che tolga questa cosa, perché è un filmato veramente importante. È un film di pochi minuti che racconta la vita di Carlo Acutis. Quello che vedrete nelle immagini non è Carlo Acutis, ma è un attore che interpreta questo ragazzo che il Santo Padre sta cercando di capire se è una delle figure da far diventare santa, da dare alla venerazione di tutti. Sicuramente un ragazzo straordinario. Lo affido a voi che vi preparate alla prima comunione, ma anche a voi che vi preparerete alla cresima che faremo un giorno. Vediamo. Persona come tante altre, con un sorriso che sa contagiare, la musica, lo sport e poi gli amici, la gioia di giocare e camminare, non ne ho ma Dio, non ne ho ma Dio. Il corpo vivo e santo lo attrae, esita a lasciarsi affascinare, e poi l'incontro con il suo Signore, ed un amore che lo fa cambiare, non ne ho ma Dio, non ne ho ma Dio. È quel pane quotidiano sceso in terra e fatto uomo, e Dio per noi. Il suo abito regale si è spogliato e fatto carne, Dio con noi. Questo è il miracolo più grande mai avuto sulla terra, e Dio per noi. Questo è il miracolo più grande, è Dio in noi. Eucaristia, autostrada per il cielo. Eucaristia, Lui è qui, è presente davvero. Questo pane è il ponte dal cielo. Chi ne mangia non muore in eterno. La nostra meta è l'infinito. Da sempre siamo attesi. Tristezza è lo sguardo in se stessi, felicità è lo sguardo verso Dio, non ne ho ma Dio, non ne ho ma Dio.
tutti noi nasciamo originali, molti muoiono da fotocopie. Se il nostro sguardo è alto al Signore, è solo gioia che non può finire, non io ma Dio. Non io ma Dio. Ed è il suo corpo che unisce cielo e terra e pervade il creato. Sarò presente tutti i giorni, questo è il corpo mio donato, io sono qui. Questo è il miracolo più grande mai avuto sulla terra, è Dio in noi. Questo è il miracolo più grande mai avuto sulla terra, è Dio in noi. Eucaristia, autostrada per il cielo. Eucaristia, Lui è qui, è presente davvero. Questo pane dal cielo, chi ne mangia non muore. Eucaristia, autostrada per il cielo. Eucaristia, Lui è qui, è presente davvero. Questo pane è il ponte dal cielo, chi ne mangia non muore. E questa domenica inizierà la Settimana Santa. Che cosa accade nei giorni della Settimana Santa? Lo vediamo in questo preziosissimo servizio. Vai! Durante la Settimana Santa ricordiamo i giorni più importanti di un cristiano e i giorni ultimi della vita terrena di Gesù prima della resurrezione, partendo dalla Domenica delle Palme, quando Gesù a bordo di un somarello entra solennemente a Gerusalemme. Poi passeremo alla celebrazione del Giovedì Santo, quando ricorderemo l'ultima cena, il servizio della carità che Gesù chiede ai suoi discepoli e la nascita del sacerdozio. Poi il Venerdì Santo sarà il momento di ricordarci che Gesù si dona fino alla morte in croce con grande dolore e sofferenza. Noi lo ricorderemo in più di un modo, per poi arrivare al Sabato Santo, giorno in cui ricordiamo che Gesù è nel sepolcro e scende agli inferi a liberare proprio tutti quelli che sono schiavi della morte. E poi sempre il Sabato Santo, ma nella notte, ricordiamo che Gesù lascia il sepolcro e risorge per tutti noi, giorno della Pasqua, giorno della resurrezione, che celebreremo proprio il 12 di aprile, ricordando Gesù che torna dai suoi. Non mi resta che salutarvi e darvi l'appuntamento che non sarà giovedì prossimo, perché giovedì prossimo è il Giovedì Santo, ma subito dopo la Pasqua. Vi ricordo anche, se avete voglia di mandare i vostri filmati, di farlo, perché Quark ha bisogno di voi che ci raccontiate la vostra quarantena. Questa sera, non so quando lo guardate, se lo state guardando giovedì 2 aprile, questa sera Quark vi farà vedere altri filmati mandati da voi. Interessanti, molto molto. A me non resta che augurarvi buona Pasqua e ricordarvi l'indirizzo a cui potete controllare tutti, andate, cosa ho detto non lo so, l'indirizzo a cui potrete andare via internet per controllare tutti gli orari delle celebrazioni. L'indirizzo è ZZZ, sarebbe www, ma io sono più avanti di tutti, quindi ZZZ quattroparrocchie.it, www.quattroparrocchie.it, www, mi piaci tu, auguri, ciao!